Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno della bilancia per il mese di dicembre. Innanzitutto volevo ringraziarvi tantissimo della pazienza che avete dimostrato durante quest'ultimo mese. Io vi ho avvisato che purtroppo avevo bisogno di prendermi un momento di pausa, questo è perché sono una libera professionista, è un periodo un po' complicato e quindi avevo bisogno di focalizzare le mie energie nel mio lavoro. Adoro leggere le carte, è una cosa che mi piace tantissimo fare, soprattutto condividere questa passione con voi, però oggettivamente impiega tempo, impiega energia e, come dicevo, avevo bisogno di utilizzare questo tempo e questa energia per altro. Cosa succede da adesso in avanti? Da gennaio intendo fare comunque delle letture, a scadenza quindicennale, quindi ogni 15 giorni invece che ogni settimana. Sperando di riuscire così a gestire meglio appunto tutto quello che ho da fare. Avevo intenzione anche di fare questo sabato pomeriggio un workshop sulla lettura intuitiva, quindi riuscire per chi di voi si sta avvicinando adesso alle carte a spiegarvi come leggere intuitivamente, ma soprattutto nell'ottica della vostra crescita personale. Questo verrà spostato a gennaio perché purtroppo non riesce a partire appunto a dicembre. Si vede che dicembre è un mese un po' particolare, però vi terrò aggiornati su questo non appena sarà di nuovo fissato. Bene, partiamo con l'affermazione che diventa l'affermazione del mese in questo caso. Vi invito come sempre a ripetere questa affermazione tutti i giorni, più volte al giorno, proprio per portare a voi quello che state affermando. A maggior ragione se questa cosa in questo momento non è presente nella vostra vita o appunto fate fatica a fare quello che viene detto. Nel vostro caso fluisco con la vita, quindi questa è la frase da ripetere, fluisco con la vita ed è molto bello perché è proprio quello che sto cercando di fare in questo periodo. Vi dice questa carta: un ordine divino è sempre presente nella mia vita e ho tempo in abbondanza per tutto quello che scelgo di fare. Questo è importante perché quando abbiamo degli obiettivi oppure abbiamo dei progetti, tendiamo a affannarci, ad accalcarci, a cercare di far sì che tutto accada nei tempi che noi ci prefissiamo. Quando invece, se ci permettiamo di fluire con gli avvenimenti, naturalmente facendo quello che è necessario fare per andare verso il nostro obiettivo, ma senza l'affanno, senza la pretesa di controllare tutto, senza la pretesa di avere tutto sotto le nostre mani, tutto avviene nei giusti tempi e con il giusto impegno, quindi senza eccessiva fatica, senza eccessivo affanno. C'è un'altra parola che in questo momento mi sta sfuggendo. Quindi questo qui è un concetto molto importante, soprattutto per chi di voi tende al controllo ed è una cosa che capisco bene perché ci ho dovuto lavorare su per degli anni. Adesso con i tarocchi andiamo a vedere quello che è il vostro messaggio per il mese, la sfida da superare e la terza carta questa volta sarà invece la risorsa che potrete mettere in campo per poter affrontare al meglio questo mese. Ok, quindi messaggio e sfida sono arrivati, molto bello. Ok, vediamo la risorsa che arriva. Una carta per favore per gli amici della bilancia. Eh già, allora il messaggio: la morte. Dicembre è un mese dove tagliare un po' di rami secchi, è il mese in cui vedere la vostra vita interiormente ed esteriormente, capire se ci sono cose, modelli, schemi, situazioni, persone che vi stanno in qualche modo bloccando dalla vostra evoluzione, vi stanno frenando nell'andare verso quello che è la vostra essenza, quello che è il vostro destino. Cercate di capire dove c'è qualcosa da potare, in un certo senso, i rami vecchi da togliere. È un mese in cui c'è l'energia per fare questo lavoro ed è importante per qualcuno di voi fare questo lavoro. Se è un lavoro interiore, io dico sempre che morire a se stessi è un grande dono. Cosa intendo? Noi cresciamo con certe dinamiche, certe cose che ci vengono insegnate, certi schemi, certi modelli che appunto acquisiamo.
quando ci rendiamo conto che queste non sono la nostra vera essenza, non sono noi, riuscire a far morire queste parti, ma significa trasformarle, trasformarle in qualcosa che è più affine a noi, è un processo doloroso, sì, può esserlo, ma estremamente bello e liberatorio. Quindi potrebbe essere anche questo il messaggio per qualcuno di voi potrebbe essere che lo stia già facendo. La sfida di non restare agganciati al passato, a quello che vi ha ferito, con il 9 di bastoni che è il guerriero ferito. Essere consapevoli che il passato vi ha formati, il passato vi ha dato la possibilità di imparare, la possibilità di capire anche quanto siete forti, quanto siete resilienti, ma è importante con questa carta non restare agganciati a tutto quello che vi ha ferito in passato perché non vi permette di vivere nel presente e non vi permette di andare verso il vostro futuro. Quindi il lavoro della morte, del taglio appunto dei rami secchi, implica anche questo: tagliare quei legami che abbiamo interiori, ma inteso anche come rancore, con situazioni e persone che ci hanno ferito in passato e che noi permettiamo di avere ancora del potere su di noi fin tanto che non li lasciamo andare, quindi fin tanto che in un certo senso non li perdoniamo. E qua si apre un discorso molto più ampio su una parola che tanti purtroppo interpretano male. La prima risorsa è la principessa di coppe, quindi andiamo a vedere altre tre carte a sostegno di questa risorsa, ma già questo è molto chiaro che cosa può venire a indicarvi. Ok, ancora due per favore per gli amici della bilancia. Vabbè, significa che c'è proprio questo lavoro da fare per molti. Ok, ancora una. Wow. Allora, a sostegno della principessa di coppe abbiamo il paggio di coppe. Mi fa sorridere perché la principessa di coppe è il paggio di coppe nel mazzo tradizionale, quindi due volte viene indicata questa risorsa. Il 7 di denari e il 4 di bastoni. Quindi, che cosa stanno dicendo i nostri paggi di coppe? Come risorsa è innanzitutto il cuore e la leggerezza, quindi sapete bene che è importante collegarvi al vostro cuore, collegarvi alla vostra parte più emozionale e emotiva, non restare troppo fossilizzati nella testa, ma con leggerezza, con gioco, con spontaneità. È importante che troviate dentro di voi quella parte che riesce a sorprendersi ancora per le sorprese che la vita può portare, e quella parte che è consapevole che nel mondo c'è abbondanza di tutto, quindi senza tutte quelle paure che sono mentali che si sono create crescendo. E il sette di denari che parla dell'avere pazienza, quindi come vostra risorsa da mettere in campo è proprio quella, la pazienza, perché come dicevo prima, confluisco con la vita, noi mettiamo in campo quello che dobbiamo mettere per poter arrivare a un certo obiettivo, ma bisogna anche avere la pazienza di aspettare che poi le situazioni maturino, in modo che possa essere giusto il momento di raccoglierne i frutti. E il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è quella risorsa che avete, la vostra capacità di tenere gli occhi fissi sull'obiettivo, di sapere esattamente dove volete arrivare, sapendo che nel momento in cui arriverete lì ci sarà motivo di gioia, motivo di celebrazione, quindi la vostra capacità di essere spinti da una passione, dalla ricerca del piacere nella vostra vita, dal vostro istinto, verso una strada ben precisa che avete molto ben chiaro in un certo senso, ed è lì che volete arrivare. Anche se non è chiaro mentalmente, è chiaro nel vostro cuore, perché appunto nel momento in cui siete collegati col vostro cuore, siete collegati con quello che vi serve per arrivare dovunque sia veramente giusto che arriviate. Io spero che questo messaggio possa essere utile a qualcuno di voi, proprio perché magari sta attraversando questo processo in questo momento della propria vita, o si ritroverà con certe energie che si muoveranno nel proprio futuro. Io vi auguro un ottimo mese di dicembre, delle buonissime feste e noi ci vediamo sicuramente a gennaio. A presto!